Ciao a tutti, come usare gli istinti di base? Ognuno di noi è dotato, diciamo così, dall'essere più immondo, tra virgolette, all'essere più illuminato, un Buddha, di due istinti di base, che sono l'attrazione e l'avversione. Cioè l'attrazione è la forza del desiderio e l'avversione è la forza della rabbia, dell'aggressività, la forza irata, il potere irato. Quindi tutti noi li abbiamo, non è che un Buddha non ha attrazione o non ha avversione, mentre un altro essere li ha. Però vengono usati in modo diverso. Cioè, la questione qui è da cosa siamo attratti e da che cosa o da chi proviamo rabbia. Normalmente, diciamo, noi siamo governati purtroppo dal nostro egoismo e quindi diciamo, abbiamo come attrazione, abbiamo l'ossessione all'io e al mio, l'ossessione all'autogratificazione, vogliamo possedere. Siamo attratti da oggetti di desiderio esterni, siamo attratti da una persona e vogliamo possederla. Quindi sviluppiamo attaccamento, perché il desiderio canalizzato in questo modo genera attaccamento. Così la rabbia è generata verso chi in qualche modo ci ostacola, ci mette i bastoni tra le ruote, verso gli antagonisti, lì abbiamo rabbia. E ovviamente queste due forze utilizzate in questo modo producono sofferenza perché è ovvio che gli attaccamenti, se noi siamo attaccati a qualcosa, ne diventiamo bisognosi e poi quando la perdiamo, quando diciamo, le cose non vanno esattamente come noi vorremmo andassero, iniziamo a soffrire. L'attaccamento porta comunque gelosia, la rabbia scaturisce, fa scaturire poi l'invidia, il rancore, il risentimento che spesso implode verso dentro di noi. Quindi ecco che si sviluppano ansie, depressioni, angosce, paure. E tutto questo ci produce sofferenza. Si tratta di utilizzare queste forze in modo diverso, queste forze che sono presenti in noi. E qual è il modo per utilizzarle? È andare ad alimentare invece altri due serbatoi che sono molto importanti nel cammino del benessere, di cui tutti hanno bisogno, dall'essere, ripeto, più immondo fino a un Buddha, che sono proiettare l'attaccamento sull'amore e proiettare la rabbia sulla compassione, queste energie canalizzate in questo modo. Amore inteso come il desiderio di felicità degli altri, il desiderio che gli altri esseri siano felici, indipendentemente dall'interazione con noi, rendersi conto che tutti siamo sulla stessa barca, tutti viviamo, diciamo, nello stesso samsara, se vogliamo, nella stessa illusione, quindi desiderare che gli altri siano felici. E la compassione è invece il desiderio di liberare gli altri dalla sofferenza. Ora, questo non significa non prendersi cura di se stessi, anzi, significa proprio prendersi cura di se stessi, perché è soltanto interagendo in questo modo positivo con gli altri che si può che possiamo liberarci dalla sofferenza, che possiamo entrare in uno stato permanente di gioia, in uno stato permanente di benessere, in uno stato permanente di tranquillità, fino ad arrivare a quella che viene chiamata la buddhità, che è semplicemente sviluppare al massimo livello le nostre qualità, quindi l'amore e la compassione, che poi si declinano nella generosità, si declinano nella gioia, si declinano nella soddisfazione interiore, nel benessere, nello stare bene indipendentemente da dove ci troviamo, con chi ci troviamo, in quale situazione ci troviamo. Questo salto qualitativo e quantitativo, quantico, è quello che permette di iniziare un cammino. Sicuramente non è facile, però qui dobbiamo utilizzare due altre caratteristiche che abbiamo. Uno è la volontà, il desiderio, la volontà di stare bene, di essere felici. Questa normalmente ce l'abbiamo. L'altra è la moralità, cioè rispettare i propri impegni, cioè prendersi degli impegni anche piccoli che vanno nella direzione dell'amore, della compassione e rispettarli, rendersi conto di fondo
Avere una più corretta visione della realtà, rendersi conto che tutto cambia e che tutto è interdipendente. È proprio perché tutto è interdipendente che tutto cambia, ed è proprio perché tutto cambia che tutto è interdipendente. Quindi iniziare a interagire in modo positivo, creare cause e condizioni favorevoli al benessere. Perché tutto ciò che capita è perché cause e condizioni si sono manifestate. Quindi questa spinta è quella che ci permette di vivere effettivamente bene. Bisogna provare, è un cammino, bisogna impegnarsi, bisogna avere slancio nel farlo. E in questo, diciamo, il comprendere in modo concettuale può essere utile, ma poi bisogna svilupparlo in modo profondo, quindi praticamente, attraverso il pensiero, attraverso la parola e attraverso l'azione. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo due cose. La prima è che venerdì 24 febbraio a Torino alle 20:45 presso l'Educatore della Provvidenza in corso 3013 terrò un corso su come coinvolgere con le emozioni. Se sei interessata o interessato, il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale potrai partecipare all'estrazione di 10 corsi gratuiti da fare con me o di persona o via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!